c'è una cosa che detesto di me, che proprio mi infastidisce del mio carattere, e che ho tentato di cambiare per molto tempo con scarsi risultati, è sicuramente il vizio di procrastinare. Procrastinare qualsiasi cosa io faccia. Io ho questa maledetta abitudine di iniziare 50.000 cose nello stesso momento, presa da interessi e passioni diverse. Portarle avanti fino a che funziona lo slancio sentimentale verso queste cose e poi a un certo punto mollo tutto, proprio a un passo dalla fine. E questa cosa è diventata problematica su tantissimi, versanti della mia vita, perché puntualmente non riesco mai a finire né le cose che mi appassionano né quelle che dovrei terminare, magari come progetti, come lavori. Quando riesco ad andare oltre la procrastinazione è quasi sempre perché mi trovo a lavorare o a collaborare con qualcuno e quindi seguendo la scia di questo qualcuno, il più delle volte riesco a darmi il manforte e a motivarmi ad andare avanti fino alla fine. Ma il più delle volte nei progetti creativi, specialmente in quelli creativi che io porto avanti, di cui di rado parlo su questo canale perché insomma forse non parlo moltissimo di me. Ecco, quei progetti creativi, insomma, non li riesco mai a portare a termine, sono sempre a un passo dalla fine. Molti dicono che la procrastinazione sia un problema dovuto all'estremo perfezionismo di una persona. Altri dicono che il procrastinare sia un problema dovuto alla paura di scoprire cosa c'è dopo, quando si porta a compimento un progetto. Quindi si procrastina cercando di non arrivare mai alla fine per non vedere cosa c'è dopo, perché dopo il compimento di un progetto magari può esserci un fallimento, può essere che le cose non vadano come le avevamo pensate o che dobbiamo rifare tutto da capo e quindi la cosa ci pesa. Insomma, i motivi psicologici della procrastinazione sono tanti, sono motivati e probabilmente diversi da persona a persona. Per quanto mi riguarda, non credo che il perfezionismo abbia niente a che fare con questo, o comunque in minima parte. Perché se una cosa è certa è che è meglio fare una cosa fatta bene all'80% che non farla affatto, su questo sono assolutamente d'accordo. Quindi non credo che il perfezionismo sia sempre stato il mio problema. Più che altro credo che il mio problema sia proprio che perdo lo slancio nel fare le cose, che mi demotivo. Ecco, che sento che ho un momento di bassa stima nei miei confronti quando so che invece semplicemente credendo in quello che faccio, andando insomma anche un po' alla cieca, potrei arrivare alla fine del mio progetto, dei miei progetti e quindi sfruttarli, utilizzarli e vedere dove mi portano. Perché questo discorso sulla procrastinazione? No, non sto per parlarvi di un libro su come risolvere la questione della procrastinazione, perché io ne ho provati tantissimi e non servono a una cippa di niente. Sono libri bellissimi, sul momento li leggi, trovi che abbiano tanto da raccontare, poi quando li chiudi sei punto e da capo lì a procrastinare da solo con te stesso. No, il libro di cui voglio parlare oggi è l'unico libro che credo mi abbia dato in questi ultimi mesi in cui l'ho letto, un reale stimolo a provvedere seriamente a questo problema della procrastinazione. Siccome so che è un problema che affligge molti di voi, o in generale non è una bella cosa quella di tenere progetti in sospensione, di non portarli a termine, ho deciso di parlarvene, anche perché a prescindere dal fatto che voi siate procrastinatori seriali come me, oppure no, beati voi, questo libro, credo che andrebbe inserito fra le 10 letture più importanti della storia della vita dell'umanità. So che sembra esagerato, ma quando vi racconterò di cosa si tratta capirete. Perché a prescindere dal fatto che siete procrastinatori, appunto, ci sono una serie di tematiche all'interno del libro di cui voglio parlarvi che non possono essere tenute nascoste e trovo ingiusto che di questo libro si parli molto poco, quando in realtà può insegnare così tanto a individui semplici e normali come lo siamo tutti noi. Il libro in questione, partiamo dal titolo, altrimenti diventa una prefazione troppo lunga, è Il diario di Etty Hillesum ed è edito dalla Adelphi al momento. Il cartaceo è uno dei libri più costosi su quali abbia messo gli occhi, costa circa 35 euro perché è un volume veramente molto grosso, è un diario privato di una persona, quindi consta di tante pagine, credo più di 600 pagine. Mentre invece l'edizione Kindle è chiaramente più economica, l'edizione ebook, non soltanto per Kindle, però se la comprate per Kindle e avete l'abbonamento Kindle Unlimited su Amazon, il libro è gratuito ed è così che io sono riuscita a leggerlo grazie all'abbonamento Kindle, perché al momento gradirei davvero avere il cartaceo, ma la cifra è quella che è,
fin tanto che sono qui, ovviamente non intendo ordinarlo dall'Italia. Ci farò un pensierino poi quando ritorno, sicuramente vedrò. Perché è un libro che mi è piaciuto tantissimo, su quale ho da spendere solo opinioni e parole positive, e che secondo me è un libro da avere in cartaceo, perché vale proprio la pena di andare oltre il formato digitale per poterlo possedere e sfogliare di volta in volta con, sapete, le classiche pagine sottolineate, commentate, con i segnalibri, i post-it inseriti all'interno. E questo è il classico libro che non smette di parlarti anche quando lo hai terminato. E di conseguenza, se siete come me, se vi piace sottolineare le pagine dei libri che leggete, prendere degli appunti, andare a sfogliare ogni qualvolta che ci pensate, decisamente questo è il libro adatto per fare questo genere di operazione, cartacea, per questo lo vorrei recuperare. Come ci sono arrivata? Io vi ho detto che appunto ho usato per un certo periodo, specialmente durante il lockdown, che fu gratuito, il Kindle Unlimited. Cos'è? È una specie di abbonamento grazie al quale puoi scaricare fino a 14 ebook. Tutti assieme, quindi 14, non solo 14 in un mese, fino a 14 naturalmente nel caso in cui tu riesca a finirli e leggerli, che poi naturalmente restituisci di fatto come copia digitale dopo, mi sa, 14 giorni, no, dopo un mese, giusto? Il Kindle Unlimited si rinnova mensilmente. E quindi fra i tanti libri che avevo scovato gratuiti c'era proprio quello del diario di Etty Hillesum. Mi intrigava perché la tematica riportava a un argomento che mi è molto caro per quanto riguarda le mie letture, cioè l'Olocausto. Ma siccome ne ho tanti di libri su questo argomento, e poi comunque non avevo mai sentito parlare di questa persona, ignoranza mia ovviamente, non ero molto convinta. Comunque ho detto, vabbè, dai, proviamo, perché no? Però poi l'ho scaricato e lo stavo lasciando lì nel Kindle, in quel mese in cui l'ho scaricato, se solo non fosse che a un certo punto ho visto che Alessandro D'Avenia, grande, come al solito, casualmente, perché io sono sempre in connessione con lui, anche se lui non lo sa, però insomma condivido molte delle letture che fa anche lui, improvvisamente ne aveva fatto un post in cui parlava di questo diario, diceva che era meraviglioso, che lui era coinvolto psicologicamente, spiritualmente da questo diario. Io ho detto, oh cacchio, allora, cioè, lo devo iniziare subito, cioè, non perché, non solo perché l'ha detto lui, però, cioè, il parere delle persone che stimo è per me importante, quindi spesso sono proprio quelle che mi spingono a iniziare qualcosa. Ve l'ho detto all'inizio del video, no? È proprio il fatto di collaborare anche mentalmente con qualcuno che mi porta a fare le cose, altrimenti io da sola sono una nave che vaga nella tempesta, allo sbando. Insomma, recupero il file che avevo scaricato, ero ancora nel mese, quindi tranquillamente potevo leggerlo. E praticamente ci ho messo praticamente un mese per leggere, perché è veramente molto molto grosso. Poi considerate che non è che io tutti i giorni leggo 50.000 pagine, a volte l'ho letto prevalentemente di sera prima di andare a dormire, quindi diciamo, erano poche paginette al giorno. Alla fine ce la si fa, è un grosso tomo, però ce la si fa, anche perché considerate che trattandosi di un diario non c'è una vera e propria trama. E non ci sono dei capitoli conseguenziali, ma sono tanti piccoli inserimenti giornalieri scritti da una persona che appunto utilizzava il diario come si dovrebbe utilizzarlo, cioè come linea di sfogo, no? Con la data, con il giorno e i piccoli pensieri della giornata. A volte i trafiletti dell'inserimento quotidiano sono proprio brevissimi, per cui di fatto la lettura è ampia, ma non è complicata da gestire, specialmente se non avete tempo e dovete arrestare la lettura. Ma al di là della struttura, che è quella diaristica, che è una delle strutture letterarie che mi piacciono di più, infatti cerco sempre nuovi diari da leggere, è la storia, è quello che racconta, che ha raccontato questa ragazza che mi ha aperto il cuore e la mente. Etty Hillesum è stata una ragazza olandese, e ci tengo a precisare questa cosa, che era olandese, perché era figlia di genitori ebrei, e benché appunto avesse origini ebraiche, non era di fede ebraica. Della religione non poteva importargliene niente, nulla. Assolutamente non era, diciamo, osservante della religione, non era neanche credente. Almeno questo quando inizia a scrivere il diario. Si occupava di insegnare lettere classiche, aveva fatto studi umanistici. Conosceva molte lingue, tra cui, vabbè, chiaramente l'olandese, ma soprattutto conosceva il russo. E guarda un po', leggendo leggendo, scopro che Tillesum era appassionata di letteratura russa, prevalentemente di Dostoevskij, ma non solo, era anche appassionata di Jung, e quindi di psicanalisi, e di Rilke, quindi di poesia.
Ora, io appena ho iniziato a leggere il suo diario, ho detto, cioè, sono io praticamente trapiantata nel Novecento. Sono la stessa persona. Cioè, ok, non conosco il russo. L'olandese un pochino lo conosco da quando sono qui, però il russo no, ok. Però a livello di interessi letterari, cioè, avrebbe potuto essere tranquillamente la mia migliore amica, perché eravamo proprio sullo stesso piano. Il diario inizia in maniera molto spensierata. Perché Tillsum a un certo punto, diciamo intorno ai 28 anni, 27-28 anni, quindi insomma un'età mediana, conosce Julius Speer, che è stato un allievo di Jung, che a sua volta si occupava di trattare la materia psicanalitica, naturalmente nei suoi albori, quindi in maniera un po' non propriamente rivisitata come lo può essere oggi, e si occupava di fatto di chirologia, cioè lui praticamente leggeva le mani. E dava la sua interpretazione psicanalitica alle persone che si rivolgevano a lui. Considerate che all'epoca c'era non c'era una barriera fra scienze occulte, fra psicanalisi, psicologia, cioè era tutto un magma che era ancora di lì da essere ben compreso, no? Dopo l'avvento di Freud. Tutta questa, la materia psicanalitica, la materia psicologica era ancora molto informe, cominciava lì ad essere scoperta, a provocare grandi cambiamenti nella mente degli uomini che appunto si interfacciavano con i primi psicologi, con i primi psicanalisti, quindi Freud e Jung furono i primi, no? Però diciamo che già la materia di per sé era affascinante perché a dispetto della sua imprecisione all'epoca consentiva a molte persone di incominciare a fare un movimento di analisi interiore, consentiva a molte persone di conoscersi e di comprendersi, quindi di non pensare soltanto alle malattie del corpo, ma anche a quelle della mente. Ed Etty Hillesum, ovviamente, così attratta dalla materia umana, in quanto umanista, in quanto studiosa di letteratura, in quanto lettrice avida, si approccia di fatto alla materia psicanalitica proprio grazie a questo Julius Speer. Va da lui, si fa leggere le mani, hanno diciamo, dei colloqui e succede il patatrac perché Tillesum si innamora di quest'uomo. Questo è un uomo sposato, la moglie è a Londra, mentre lui chiaramente è ad Amsterdam, come lei, pratica ad Amsterdam. Nelle prime pagine di questo diario no, si nota palesemente come questa ragazza si è fatta proprio prendere visceralmente per quest'uomo che non è né bellissimo né giovane, è molto più grande di lei, ha circa 50 anni, 55 anni se non erro, ma la affascina più di ogni altra cosa, più di ogni altra persona, più di ogni altro suo coetaneo che lei abbia mai incontrato. Tillesum ci fa spesso sapere nel diario che lei insomma è una persona molto libertina, non si è fatta mancare nulla nella vita, ha avuto molti amori, molti amanti, lei stessa fa la governante. Nel momento in cui scrive il diario, è governante in una casa dove c'è un signore con dei figli e lei è anche l'amante di questo signore. Quindi, in parole povere, è una ragazza veramente molto libera di spirito, molto libera d'animo, che vive anche la sua sessualità in maniera molto disinibita, come giusto che sia, e si innamora appunto di questo dottore. Questo, tra virgolette, dottore, chiameremo dottore, Spear. Lui al contempo, però, sfruttando quella che è la sua chiara dote carismatica, ci fa sapere Tillesum, si circonda di altre ragazze, le quali cadono come dei peri dinanzi alla figura carismatica di quest'uomo. Insomma, Tillesum ci fa capire che quest'uomo, benché sposato, benché professionista, abbia un po', diciamo, abusato di quella che era la sua professione. D'altronde, la stessa cosa accade per Freud e Jung, se ne avete studiato le loro biografie lo saprete. In maniera, diciamo, sessuale, ecco, mettiamola così. Quindi io leggevo la storia di questa ragazza che per lo più raccontava nei suoi nuovi ingressi nel diario, pagina dopo pagina, la profonda attrazione per quest'uomo, il fatto che lui le introducesse tantissimi argomenti, le consigliasse tantissimi libri, lui stesso le ha consigliato di iniziare il diario, e grazie a lui se lì è iniziata a scrivere. Quindi mano a mano le incomincia a scrivere, ad analizzare se stessa, quello che è il suo rapporto con lui, con le persone. Il diario iniziava benissimo, era molto, molto bello, molto avvincente, ma mi rimaneva un dubbio. L'Olocausto? Cosa c'entra l'Olocausto con questo libro? E come mai Alessandro D'Avenia lo consiglia? Cosa ci ha visto lui in una persona che tra l'altro non è neanche religiosa? E il diario prosegue quindi per pagine e pagine con i tentativi di questa ragazza di scrivere, di elaborare una nuova tecnica di scrittura e Tillesum ci dice subito a un certo punto che lei desidera diventare scrittrice e che quindi tutte queste prove di diaristica sono prove di scrittura che lei vuole fare al fine di comporre un giorno un grande romanzo.
quindi scrive, scrive, legge tantissimo. A un certo punto non so chi le regala tipo una vagonata di libri, una persona di una sua conoscenza le regala tipo 100 libri e lì si trova una notte sperduta davanti alla finestra di casa sua a sfogliare tutti questi libri inebriata, perché ovviamente lì è come noi, è felicissima di avere tra le mani i libri, di conoscere, è assetata di conoscenza. E quindi si trova lì che legge questi libri, che dice: Dio, io non scriverò mai così, io non sarò mai in grado di scrivere così bene, non sarò mai così brava perché io leggo le cose che scrivono gli altri e mi viene da piangere. Leggo Rilke e mi viene da piangere, leggo Dostoevsky e mi viene da piangere, tutti ci è venuto da piangere. Però io non sono capace, non sono capace. Man mano che però lì scrive il diario, tu lettore noti che la sua scrittura diventa via via più bella, via via più intensa, via via più analitica nei confronti della sua situazione emotiva e della situazione che la circonda a livello ambientale, nonché il rapporto col dottore. E che quindi questo suo vedere nella propria scrittura un continuo difetto, un continuo non essere mai all'altezza delle sue aspettative, in realtà è falso, almeno è falso per noi che leggiamo, non per lei. D'altronde, se un suo libro è stato pubblicato dalla Delphi e costa 35 euro, così falso non dovrebbe essere. Naturalmente, però, lei non era assolutamente a conoscenza, non se ne rendeva conto. A un certo punto inizia comunque a negare il rapporto d'amore per questa persona, che inizialmente è un amore veramente platonico, non accade molto, anche se lei comincia a negare se stessa, a dire non so se io vorrei che questo amore fosse più che platonico, vorrei trasformarlo in un amore carnale, ma a volte mi sento in colpa e comincia a vivere una serie di tormenti terribili. A un certo punto resta anche incinta, non si sa di chi, e abortisce, quindi vive anche questa esperienza. Che vive in maniera anche abbastanza gelida e distaccata rispetto a come lo si potrebbe immaginare, in quanto lei non voleva sposarsi, non voleva figli, e lo dichiara a più riprese nel libro, però il rapporto con questo medico le fa addirittura cambiare idea su questo, cioè addirittura lei, pur di stare con quest'uomo, accetterebbe di sposarsi, quindi che per lei è visto come un dimezzamento psicologico, come una dannazione, una cosa terribile. E anche in questo, diciamo, mi ritrovo nel suo pensiero. Quindi, prosegue questa lettura del diario. Io ero sempre più sconvolta da come lei scrivesse bene, da come lei riuscisse a trarre delle definizioni, dei pensieri, delle riflessioni sulla vita, sull'amore, sui ricordi, sulla memoria, sulla famiglia, su tutti i grandi temi dell'umanità, senza rendersene conto. Tutto questo perché lei, a contatto con quest'uomo, brillava di una luce incredibile, ma non perché lui le desse luce, ma perché lui, essendo una persona, diciamo, addentro nella materia psicologica, le dava di fatto gli strumenti per conoscere se stessa. E più Tillerson conosceva se stessa, più scopriva di essere una grande narratrice, una grande scrittrice. Il suo problema è che procrastinava. E qui arriviamo al punto alla questione iniziale. Procrastinava tanto. Un giorno scriverò il libro, un giorno, ma non adesso, devo prima raccogliere le forze, devo prima raccogliere le tecniche, leggere di più, capire di più della vita, io non riesco a capire come mai gli altri scrivano così bene, io no. Addirittura incomincia a essere invidiosa delle parole degli altri, cioè sentiva parlare degli amici, il dottore, le amiche, altri amanti e si sforzava di riportare su carta i dialoghi avuti con queste persone che nella sua mente erano risuonati come atti narrativi, drammaturgici, incredibili. Senza risultato, perché non riusciva a trasformare la realtà che lei viveva in narrazione, quindi vive di questa grandissima frustrazione. E il diario prosegue così praticamente fino a 300-400 pagine, con questi suoi tormenti intellettuali, con questo suo desiderio di scrivere, e da un lato, dall'altro, procrastinando però tutto quello che era ciò che c'era da fare, cioè mettersi su carta e scrivere non il diario, ma un romanzo o un racconto. Diciamo a metà diario. Diciamo, verso la fine della prima parte, quello che era sembrato il diario di un tormento di una scrittrice, in cui potevo vedere tantissima condivisione di pensieri, ripeto, sarebbe stata veramente la mia amica ideale, improvvisamente diventa altro. Perché improvvisamente nella vita di questa ragazza, che fino ad allora aveva vissuto per la scrittura, per il lavoro, per la letteratura, l'amore e il sesso, quindi aveva vissuto per cose che lei poteva godere, perché lei amava la vita e se la godeva al 100%, subentrano improvvisamente le leggi razziali. Le leggi razziali erano già state promulgate in Germania, arrivano dopo in Olanda. Quindi lei sapeva, perché era in contatto con persone di origine ebraica di altri paesi, sapeva quello che stava accadendo ad altre persone. Ne accennava di tanto in tanto nella prima parte del diario,
Ma pareva proprio non rendersi conto di quello che stava accadendo, perché è così, perché le persone normali, le persone comuni come lei era, non faceva certo parte del mondo politico o intellettuale dell'epoca, lei era una persona comune, come me, come voi, come tutti noi, non aveva la percezione di quello che stava succedendo. E quindi improvvisamente le leggi razziali arrivano anche nel suo paese, improvvisamente da un giorno all'altro. Gli ingressi in questo diario incominciano a cambiare completamente di tono. I suoi amici incominciano a essere deportati, incominciano a essere deportate le persone che conosce, professori, studenti, persone che lei conosce. Tutti i suoi amici tedeschi incominciano a vedere al rapporto con lei come complicato, perché arriva un momento in cui i tedeschi, che i tedeschi non conveniva tanto, diciamo, spalesare la loro amicizia con persone di origine ebraica, e quindi le persone che le volevano comunque bene, amici e amiche di origine tedesca e olandese, incominciano ad allontanarsi da lei, le persone non le scrivono più e quelli del suo paese si allontanano. Arrivano notizie dalla Germania di persone che gli dicono: guarda che ci sono i campi di concentramento, guarda che sta succedendo questo, noi non possiamo avere la certezza che tutto quello che ci stanno dicendo sia vero, però c'è questa cosa qui. E quindi improvvisamente nel diario entra la storia, ok? In un diario che era puro e pure semplice vita, entra la storia ed entra in questo modo così subdolo e silenzioso, tanto che lei stessa non si accorge di quello che sta succedendo. Incomincia a parlare di queste cose, i miei amici sono spariti, questo e quell'altro, e incomincia lentamente a vedere vacillare la sua sicurezza nella vita, incomincia a vedere vacillare i suoi sogni, i suoi progetti. Perché ricordiamo che anche Julius Speer, quindi il suo amato medico, è ebreo. E quindi incomincia a preoccuparsi per lui, incomincia a preoccuparsi per se stessa, per la sua famiglia, per suo fratello, genitori, tutto. Incomincia a preoccuparsi, incomincia a capire che quella che era la sua vita sino ad allora, fatta di puro godimento, potrebbe, non è sicura, subire una battuta d'arresto. E quindi improvvisamente si rende conto che la sua vita sta vacillando, sta tracollando. In quel momento si avvicina alla fede, ma non alla fede ebraica, ma alla fede cristiana, alla quale la introduce proprio il dottore stesso, che anche lui, in quanto ebreo, comunque non aveva diciamo, si era più appassionato nello studio della Bibbia, diciamo, lo studio della Bibbia appunto cattolica. E quindi si avvicina a una religione che non è neanche quella ebraica. Perfetto. E quindi incomincia a trovare spazio nel suo diario anche i suoi momenti di preghiera, i suoi momenti di comunanza con Dio, i suoi momenti di vicinanza. Ora, io da persona non religiosa ho intuito immediatamente quello che era accaduto. Lei aveva incominciato a capire che la sua fiducia nella vita stava vacillando, ha dovuto aggrapparsi a qualcosa o altrimenti diventava completamente pazza. Ma il suo essere stata già in precedenza rispetto a questo avvicinamento alla fede, una persona molto spirituale, molto profonda, a prescindere dal fatto che lei credesse in qualcosa, fa sì che il suo avvicinamento alla fede religiosa diventi un qualcosa di sublime, cioè il modo in cui lei parla di Dio, il modo in cui lei parla degli uomini diventa un qualcosa di incredibile. A un certo punto si trova questa magnifica pagina di diario, che penso sia la parte più famosa del diario di Hillesum, in cui lei dice: se io un giorno mi trovassi, cioè sarò costretta a trovarmi dinanzi a un soldato nazista che mi vuole ammazzare, che mi vuole menare, che mi vuole picchiare, che mi vuole far soffrire, e questo mi gettassi a terra con un colpo, io, inchinata ai suoi piedi dal basso, lo guarderei e gli direi: io ho pena di te perché so che tu fai questo, perché hai sofferto interiormente e non perché tu pensi veramente di odiare me per quella che è la mia origine, per quello che sono la mia natura, ok? E questo passo diventa celebre per questo diario, perché lei, al contrario di molti altri ebrei che lei stessa menziona nel suo diario, che le dicevano: dobbiamo fare ai tedeschi quello che loro stanno facendo a noi, dobbiamo fare ai nazisti quello che loro stanno facendo a noi, lei si mantiene sempre su questa linea della pietà, della comprensione, dell'empatia fra esseri umani. Cioè, nonostante il dramma della storia, lei persevera nel suo essere, non buona, non è questo il punto, ma empatica, a capire che non c'è differenza fra persone, non c'è differenza fra etnie, fra religioni, che la politica non può spezzare quello che l'umanità tiene unito da sempre, cioè il senso della vita stessa umana.
E quindi fa tutte queste riflessioni meravigliose che veramente andrebbero, diciamo, lette incorniciate al giorno d'oggi perché sono stupende. Di conseguenza anche a questo punto il diario, che prima era stato pieno di vita e di passione e di intensità, crolla assieme alla scrittrice stessa, a Etilsum, perché ovviamente si riempie di pagine via via più inquietanti, via via più dolorose, via via più tristi, una su tutte è quella in cui lei racconta la fine della storia fra lei e il dottore. Che è una fine assolutamente inaspettata, perché a giudicare da come la si metteva all'inizio, pareva che lui a un certo punto sarebbe ritornato a Londra dalla tipa, dalla moglie, e invece non ritorna affatto perché, a causa delle leggi razziali, non può lasciare più Amsterdam. Di conseguenza loro sono costretti a vedersi di nascosto, con il rischio ogni volta di essere catturati, di essere, diciamo, sì, catturati perché no, nella notte dai nazisti. E quindi lei è costretta purtroppo, tra l'altro, a vederlo scomparire, morire a causa di una malattia, e lei gli sarà a fianco fino all'ultima ora, fino alla fine. Ma la sua vita continua, la vita di Etilson continua nonostante tutto, e capisce a quel punto che la storia ormai si avanza, che la storia purtroppo è destinata a travolgere loro, sente il peso di quella piccolezza che è la vita umana e si rende conto che con dolore lei non è riuscita a realizzare quello che voleva, che aveva tanti sogni, tante aspettative, tanti desideri, tanti progetti, e che purtroppo questi progetti capisce a quel punto che non li porterà mai a termine. Lei se lo augura, ci spera, mantiene un piccolo barlume di speranza, ma ha capito che man mano che tutti i suoi conoscenti vengono deportati, che la stessa cosa accadrà anche a lei. Inizialmente si fa infilare in una specie di comitato ebraico di persone che si occupavano di stare in una specie di posto dove smistavano gli ebrei per i vari campi di concentramento. Quindi lei era, diciamo, in una specie di limbo, vedeva i suoi cari e i suoi connazionali andar via e non tornare più, e diciamo, faceva una specie di azione di supporto di queste figure, ma essendo lì che ovviamente vede le cose più orribili, le cose più disparate, e a un certo punto, se non erro, arriva anche la lettera per lei, per la famiglia Hillesum, per suo padre, sua madre, per lei e il fratello, e anche lei alla fine viene deportata. E l'ultimo documento che ci resta di Hillesum, che non è però presente in questo diario, ma nella raccolta di lettere, sempre pubblicata dalla Delphi, è una cartolina che lei gettò dal treno prima di sparire per sempre. Fu deportata ad Auschwitz. Questa cartolina poi è stata ritrovata, in cui lei raccontava come era il suo stato d'animo all'interno di quel treno e sperava che la persona a cui era indirizzata alla fine ricevesse questa lettera. Perché lei, oltre ad aver scritto appunto questo diario, manteneva una fitta corrispondenza con tantissime persone ed è per questo che manteneva sempre aperti i suoi punti di vista a tutte le più ampie interpretazioni. Aveva amici in tanti posti d'Europa. E così si conclude la vita di Etilsum, come si è conclusa la vita di tantissime altre persone. Lei è nessuna tra i nessuno, se vogliamo, eppure la sua testimonianza è rimasta a baluardo di quella che è stata la sua storia esistenziale. La sua storia raffrontata al periodo storico, ma soprattutto rimane, per quanto mi riguarda, come un incredibile monito al darsi da fare, al non procrastinare, al non rimandare, al non chiudersi alla vita e al non chiudersi a quelle che sono le passioni, i sentimenti e le sensazioni, a non farsi mai ingabbiare da limiti, da incertezze, da dubbi, ma cercare sempre di fare quello che si vuole, quando si vuole e quando lo si può fare. Perché a lei è successo questo, lei non lo sapeva, non lo poteva, quando aveva 28 anni non lo poteva immaginare. E anche noi all'inizio di quest'anno non potevamo immaginare quello che ci è successo, che comunque è una cosa completamente diversa da quella ci tengo a specificarlo, dell'Olocausto, intendiamoci. La nostra condizione non è minimamente comparabile a quella, siamo a un livello molto più basso per fortuna, ma se c'è una cosa che possiamo imparare da quello che è successo, cioè dall'avvento di un virus, è che non è tanto il peso della questione in sé, quanto il fatto che sia stata improvvisa, quanto il fatto che, e questo libro lo fa capire bene, i grandi stravolgimenti della storia che ci impediscono di portare a termine i nostri progetti da piccoli singoli, da piccoli esseri umani, perché noi non possiamo combattere da soli contro la storia. Ecco, quegli stravolgimenti non si annunciano mai con un cartello, cioè non c'è mai un cartello che dice: ehi, guarda che a marzo del 2020 arriva il virus, noi siamo a gennaio, inizia a prepararti. Cioè le cose non funzionano così. E
gli stravolgimenti storici, siano essi politici, sociali, medici, ambientali, qualsiasi cosa, sono sempre lenti ma inesorabili, il che vuol dire che se tu non sei in grado di venire a patti con te stesso e con la tua vita, di vivere la tua vita in maniera sensata, ti fai travolgere. E parlo del virus, per quanto ci riguarda noi, quanto tranquillamente della questione ambientale, è la stessa cosa, anche quella ci travolgerà un giorno, non so fra quanti anni, spero il più tardi possibile, ma ci travolgerà, questo è un dato di fatto. Nel caso di Attilio, insomma, il problema è stata la guerra, il problema è stato il nazismo, il problema è stato il fatto di essere nata di origini ebraiche, che poi non è un problema, effettivamente, è stato un problema appunto per gli altri, e di conseguenza lei non poteva immaginare che la sua singola, semplice vita potesse poi rappresentare un problema per qualcuno. Lei non si capacita nel suo diario, più volte spiega, cioè, che differenza c'è tra me e te, che differenza c'è fra noi e i nazisti, non c'è nessuna differenza, perché noi dobbiamo ammantarci di odio e combatterci? La storia ci riguarda tutti, noi dovremmo lavorare, spiega Tillerson, per goderci la vita il più possibile, per vivere in maniera pacifica tra di noi, proprio perché tanto comunque la vita è destinata a terminare a questo punto, fin tanto che noi ce l'abbiamo, perché sprecarla in questo modo? E tanti sono quindi gli interrogativi, i pensieri, i dubbi che mi sono venuti leggendo questo magnifico diario. Il fatto che lei desiderasse, per esempio, andare a fare un viaggio in Russia e scrivere un libro, sono due dei miei sogni preferiti, e io procrastino sicuramente la scrittura del mio romanzo, perché ci sto sopra da anni, ma non riesco a terminarlo, ma non perché non abbia idee, ma perché vi ho detto le motivazioni del mio procrastinare. Mi piacerebbe andare a viaggiare in Russia, ma ho paura dell'aereo, ogni volta mi dico, vabbè, magari l'anno prossimo, l'anno prossimo, l'anno prossimo. E intanto adesso non possiamo più neanche viaggiare, quindi già nel suo piccolo si verificano delle situazioni che ti bloccano. Allora è tanto chiaro capire che non dobbiamo bloccarci noi, perché se ci blocca la storia, se ci bloccano le situazioni è un conto, ma se siamo noi a bloccarci stiamo facendo un danno a noi stessi, quindi ci dobbiamo sforzare di esprimerci a livello creativo, qualsiasi cosa questo voglia dire per voi, non necessariamente scrivere, creativo in tutti i sensi, forse anche fare 50.000 torte al giorno, qualsiasi cosa è creativa. Sforzarci di essere creativi anche quando non ci va, o quando pensiamo che le cose non siano perfette, o quando pensiamo domani andrà meglio, domani mi sentirò più in forma, domani farò questo, domani farò quello. È difficile, ma nel momento in cui si legge questo libro, davvero ti arriva un impulso fortissimo a fare, e devo dire che con me ha funzionato. In questi mesi ho finalmente messo un punto e virgola alla prima procrastinazione, almeno in certe cose, sto iniziando. Il libro ha avuto un forte effetto su di me, perché un libro così è devastante, proprio perché è raccontato da una persona che in fondo è una come me, è una come te, è una come noi, cioè una ragazza qualsiasi, con una vita qualsiasi, con tutti i suoi sogni, aspettative, speranze, che non è che lei sognasse di fare chissà che, di viaggiare nella lua, verso la luna, chissà quali sogni realizzabili, lei desiderava scrivere un libro, viaggiare in Russia, imparare altre lingue, conoscere persone, magari sposare l'uomo che amava, anche se insomma la vedevo un po' complicata, però perché era già sposato, ma insomma tutto è possibile, cioè, alla fine non è niente di così incredibile, no? Eppure non è riuscita a fare nulla di tutto questo perché le è mancato il tempo, e magari al giorno d'oggi avremmo potuto avere un suo romanzo, non lo abbiamo perché lei ha procrastinato. Alla fine lei ha scritto un diario di più di 600 pagine, quindi qualcosa l'ha scritto, qualcosa è rimasto, di involontario però è rimasto, e la fortuna è che lei poi abbia deciso di dare prima di essere deportata il diario a un'amica dicendole: io spero di tornare, di poterlo rivedere, ma se non tornassi, fai in modo che venga pubblicato. E tra l'altro, ovviamente, come nella storia, tipica storia di certe case editrici, questo diario è stato snobbato per tantissimo tempo, ritenuto inutile o quant'altro. Cioè, io ho sempre pena di quelle case editrici che snobbano libri che poi a un certo punto qualcuno scopre, di cui scopre la grandezza e vengono pubblicati, perché per comprendere la grandezza di certi libri non basta. Lo so che la casa editrice bada all'aspetto economico, alla vendibilità di un libro, no? C'è stato un periodo in cui di parlare di Olocausto non ne voleva sentir parlare nessuno, no? Lo dice Liliana Segre. Ogni volta che cercavo di mettere in mezzo l'argomento di Auschwitz, le persone non mi volevano sentir parlare perché la gente voleva ridere, dopo la guerra voleva sorridere, non voleva pensare a queste cose. Quindi un libro del genere poteva essere semplicemente invendibile in quel momento. Al giorno d'oggi invece il libro costa 35 euro, lo pubblica una delle case editrici più importanti che abbiamo in Italia, e quindi non a caso ci rendiamo conto del suo grandissimo valore. Ah, per quanto mi riguarda, 35 euro valgono tutti, e non lo penso di tutti i libri che costano così tanto, ma li vale tutti.
E quindi immaginate come cambiano i tempi e improvvisamente libri che inizialmente erano stati snobbati improvvisamente diventano fondamentali. E il fatto che se ne parli poco è perché probabilmente costa molto, quindi magari nessuno ci si è approcciato. Alla fine io andando da Feltrinelli a Bari non l'ho mai neanche visto. Ripeto, l'ho visto veramente solo grazie ad Amazon. Dobbiamo dire ad Amazon grazie di qualcosa, perché me lo presentava tre libri gratuiti e quindi l'ho preso. E grazie naturalmente ad Alessandro D'Avenia, del quale capisco adesso la connessione. Lui ci ha visto il lato spirituale, spirituale chiaramente umanitario della scrittrice, della ragazza, che posso supporre io l'abbia colpito in quanto lui, insomma, molto credente. A me ha colpito più la parte della procrastinazione, ma in ogni caso, come vi dicevo, questo è certamente un libro che ha molto da dire a tutti. Magari voi lo leggerete, se deciderete di leggerlo, fatemelo sapere qui nei commenti se vi intriga, trovandoci di fatto altri messaggi. Questa è la bellezza anche dei diari segreti delle persone, no? Andare a leggere cose così vicine, così intime, cose che noi non raccontiamo agli altri, ma soltanto a delle pagine di carta. Ed è lì, è nel diario segreto, che noi troviamo veramente la natura umana, anche quando una scrittrice come Tillotson ci dice: io non mi sento in grado di scrivere, non sono capace. Ci rendiamo conto che qui il punto non è saper scrivere bene, saper scrivere ornato, ma sapersi raccontare come individui che si fanno interpreti di una materia che in realtà è universale, ci riguarda tutti. E sicuramente Tillotson ci è riuscita. Alla prossima. Ciao!